i temi della robotica, dell'intelligenza artificiale, legati però a qualcosa di particolare. Finalmente anche in un contesto industriale si inizia a parlare anche di etica, di attenzione all'uomo, e questo è una cosa abbastanza inedita. Assolutamente, la tecnologia di per sé non è oggettiva, porta con sé i valori di chi la progetta, per cui è necessario scatenare un protagonismo umano assolutamente fondamentale e avere delle accortezze, delle raccomandazioni con cui sviluppare, integrare le nuove tecnologie tra loro, ibridarle con gli esseri umani nel contesto di una nuova progettazione sociale, industriale e economica che è assolutamente fondamentale. Questo è un lavoro che si sta facendo in Italia, ma si sta facendo anche in Europa e non solo, anche l'OCSE. Insomma, le linee guida stanno iniziando a delinearsi. Può bastare? Sì, il problema è la velocità con cui ci si mette in paro con il resto del mondo. L'Italia, lo stesso OCSE ha detto che è molto indietro sulla preparazione, sulle competenze digitali diffuse, per cui c'è un lavoro di necessità di recupero di ritardi assolutamente profondo da fare. Su questo bisogna avere una capacità corale, una volta tanto, di tutto il paese di mettersi nella direzione giusta. Anche perché c'è un tema di fondi, un tema di risorse rispetto alla Francia, ad esempio l'Italia da questo punto di vista non si sta impegnando troppo. Sì, questo è assurdo perché molte aziende in modo isolato hanno innovato tantissimo e hanno avuto però molto poco, soprattutto in questi ultimi 2 anni, dalle politiche pubbliche. Dopo il piano Industry 4.0, che ha in larga parte ben funzionato, certo sempre migliorabile, attualmente siamo al vuoto di strategie, al vuoto di impegni di spesa, insomma un'impresa che rischia di non avere nessun tipo di coordinamento e di indirizzo, rischia di essere sempre più sola rispetto a una grande strategia di cambiamento, di trasformazione al digitale che sarebbe necessaria. Il rischio è anche quello che gli sforzi fatti fino ad oggi possano essere vanificati da una mancanza di attenzione attuale? Assolutamente sì, in tutto il mondo si stanno costruendo dei piani, delle politiche pubbliche di accompagnamento delle imprese. In Italia, proprio per il tessuto delle piccole e medie imprese, di microimprese che abbiamo, questi piani di guida e di accompagnamento sarebbero ancora più importanti, e invece purtroppo dalla legge di bilancio del 2019 in poi si sta assistendo a uno smantellamento. Vi aspettate qualche segnale? Ma il primo segnale che ha dato di fronte all'Assemblea Generale di Confindustria il Ministro Di Maio è un segnale assolutamente inutile. Non è rispolverando la cabina di regia che si mette in piedi una nuova strategia, è riflettendo su quella che è la traiettoria di sviluppo del sistema delle imprese e facendo quello che serve. La cabina di regia serve a un dialogo sempre utile con i grandi attori sociali e industriali, ma oggi c'è bisogno di mettersi lì a ricostruire e migliorare le strategie che hanno funzionato sin qui. In questo lavoro che si fa anche sull'etica delle macchine, l'uomo quanto deve essere centrale? L'uomo è assolutamente centrale. Quello che io continuo a sostenere è che anche la tecnologia apparentemente più disumanizzante in realtà ci pone a una nuova riflessione su quello che è la nostra umanità e su quanto può essere esaltato proprio quello che l'essere umano ha di incontendibile con gli algoritmi dell'intelligenza artificiale o con qualsiasi robot cooperativo. Per cui questo apre degli spazi assolutamente importanti, perché il futuro, come ricordo sempre, si ha umanità aumentata. Ok, adesso...